Ciao a tutti, dal coaching al modello sfera. Abbiamo visto, andatevi a vedere il mio altro video sul modello sfera. E parliamo adesso un filo d'unione che va dal coaching al modello sfera. Quindi, cominciamo a dire, migliore prestazione. Quando è che uno può fare la migliore prestazione in gara? Ma c'è anche gente che fa la migliore prestazione in allenamento. E questo può essere un problema. Un problema di fondo, un problema culturale, un problema di approccio, un problema professionale, anche perché la mente umana è estremamente una mente complessa e ci va esperienza. Ci va tanta esperienza, sapere, conoscenza, non avere sempre fame anche di imparare. L'obiettivo è seminare per raccogliere il massimo del raccolto, sempre quello, cioè arrivare in gara e fare il massimo per il quale ti sei preparato. Quindi io parto da un punto parto da un punto A e devo arrivare a un punto B. Posso fare una strada lineare, posso fare una strada contorta, posso saltellare per punti, tornare indietro, ripartire per arrivare al punto B finale. Quindi per fare questa strada ci va sì l'allenamento, perché nell'atleta devi curare l'allenamento, ma devi curare soprattutto l'aspetto mentale. Il bravo coach è quello che sa interpretare l'aspetto mentale del suo atleta per arrivare al massimo obiettivo. I problemi possono essere se lavori con un atleta singolo che magari perde un po' di motivazione, o se lavori con un gruppo eterogeneo di atleti che non riesci tanto a vedere. I presupposti sono capire dove io voglio andare, e quindi allenare in stile coaching, appunto, è partire dal punto A e assieme all'atleta fare questa strada per arrivare al punto B, sfruttando un qualcosa che ha potere immenso, che è la comunicazione. La comunicazione col proprio atleta ha un potere immenso, dal coach al suo atleta. Devi sempre dargli degli stimoli nuovi, sempre insistere, sempre dargli delle novità, facendogli capire qual è l'obiettivo che deve raggiungere. È difficile, perché ci sono delle cose che devi dire e delle cose che non devi dire. Adesso con i messaggi scritti uno scrive una cosa, l'altro ne capisce un'altra. E quindi ti dico telefonami, poi tu non mi chiami e vai nel panico più totale. E come allenare? Come allenare un atleta a un grande evento? Perché l'atleta lo puoi allenare lontano dalla gara. Diciamo al periodo agonistico, sì, puoi mettere dentro di tutto, vabbè, di tutto chi è esperto sa cosa deve mettere dentro, lontano dalla gara, in preparazione all'evento. Però facciamo questo esempio: quando arrivi al grande evento hai tantissime variabili, come dire, un chirurgo è sempre abituato a operare, opera in ospedale, e poi lo porti a operare nella giungla, il grande evento. Quindi in un ambiente completamente diverso da quello che ti sei immaginato, con mille variabili, e quello è l'ambiente olimpico. Andrai a fare un'olimpiadi e non sai che cosa troverai. E il tecnico e l'atleta devono capire questo, e cosa mi trovo davanti, cercare di capire prima cosa mi trovo davanti per non sbatterci la testa dentro, cioè arrivarci prima. E quindi devo lavorare costantemente sull'aspetto motivazionale per dare energia, e devo cercare di capire cosa può servire a un atleta. Quindi quali sono i presupposti? E fargli sempre capire all'atleta che dietro tutto questo non c'è un allenamento astratto, un qualcosa di metafisico, una cosa da stregone che ti dà,
ma tutto quello che si sta facendo ha un senso. Ha un senso, tutto l'allenamento che stai facendo ha un senso, è spiegargli, perché con la cultura l'atleta cresce, capisce meglio qual è quello che bisogna fare, quello che non bisogna fare. In questi casi mi piace sempre citare la frase di Steve Jobs. Steve Jobs cosa diceva? Stay angry, stay foolish. Stay angry, facile da capire. Stai affamato, devi sempre avere fame, 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 fame. Sei foolish, sii folle, sii stupido, sii folle. Cosa vuol dire se devi essere stupido, folle? Folle che ci vuole sì un pizzico di follia per essere un grande campione. O folle vuol dire, può anche voler dire non berti tutto quello che ti dicono. Quindi ascolta, pensa, ragiona. Come devo fare? Analizza tutto e cerca di ragionare su quello che non ti quadra. Capisci, comprendi, quello che hai capito porti a casa. Altrimenti sai cosa succede? Non capisci dove sei, non capisci cosa stai facendo, non capisci qual è il senso dell'allenamento. Io questo senso io l'ho avuto spesso da piccolo. Sta piccolo io come devo andare forte qua? Come devo correre? Sì, solo ma lo devo fare a manetta o tutto? Perché i bambini poi hanno due velocità. Hanno velocità massima e piano e forte, non è che hanno velocità intermedie. Quindi dicevo sempre da piccolo, mi chiedevo come devo fare l'allenamento. E quindi bisogna sempre essere chiari nelle direttive da dare, non utilizzare un linguaggio astratto, non dire non devi fare questo, ma dire devi fare così, 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 così. Perché se tu dici stai attento a non fare quello, concentri l'attenzione sul non fare quello. E quindi bisogna spiegare nei dettagli la mappa, che hai davanti, come se avessi davanti un bambino di 10 anni, 12 anni, quindi un adolescente, devi spiegargli proprio piano piano, senza usare il linguaggio astratto, che perché il linguaggio astratto è il 95% all'incirca del nostro linguaggio, perché poi ognuno su una frase si fa la sua idea, come quella volta che io ho detto al mio amico la voce del triathlon, ho detto non capisco come mai ci sei sempre tu, e lui invece ha travasato questa mia frase dicendo hai detto che io sono com'è che ha detto? Sono corrotto, come ha detto? Che sono paraculato, vabbè. E quindi vedi come ognuno si fa la sua idea sulla frase che uno dice. Quindi cambia il significato della frase e si piange addosso, si fa le frasi su Facebook. Fantastico, sei veramente un grande, sei. No, la cosa bella è che ti danno anche tutto il microfono in mano a parlare. Vabbè, ma... Vabbè, dai, ognuno si diverte come può, dai. E quindi, dopo questa piccola digressione, che cosa volevo dire? Che bisogna prevedere le cose. Bisogna prevedere le cose perché ci sono due categorie di persone. L'opinionista ingenuo, quello che fa i discorsi da bar, quando tutto è già accaduto. Sanno tutto. Sanno tutto l'opinionista ingenuo quando è già accaduto. Oppure c'è il professionista specializzato, Sherlock Holmes, quello con la lente. Ma che è scoppiato un capillare oggi, oh, dal nervoso che mi ha fatto vedere il mio amico. Mi piace un po' fare un po' di menaggio, dai, il menaggio non è tortura, la mia è menaggio, è diversa, perché la tortura è fare le cattiverie come fa lui, che mi insulta con messaggi. Io faccio un menaggio un po' così, un po' più astratto e più divertente. Quindi bisogna essere Sherlock Holmes. Quindi io valgo 100 e in gara porto 100 o 120, non che valgo 100 e porto in gara 80, non porto il mio valore in gara.
Quindi bisogna essere, il tecnico deve essere consapevole, deve cercare, deve essere un preveggente, non un postveggente. E non ci interessa dire ho sentito dire che si fa così, ho sentito dire che gli altri dicono questo. E per fare questo bisogna avere una profonda specializzazione, esperienza. Beh, io ho fatto 600 gare di triathlon, penso di avere un po' di esperienza. Ancora continuo a gareggiare, quindi ancora non c'ho voglia né di mettermi in gioco a fare certe cose. Ancora mi diverto, come un bambino, sì, un bambino mi diverto. E quindi bisogna avere sempre una percezione della realtà, e saper osservare la sfida, quello che potrà succedere, con un modello di riferimento, e soprattutto saper trasformare un problema in un'opportunità. Quindi problema lo trasformo in un'opportunità di vittoria. Importante. E quindi da qui si passa al modello sfera. Quindi ascoltatevi l'altro video sul modello sfera, che è un modello ideato per andare in gara e fare il massimo, la massima prestazione. Ciao a tutti. Saluto anche lui. Belli, sei un bito.